passiamo adesso alla parte più operativa, come sempre, della trasmissione, i nostri certificati di investimento. Io mi riallaccio, per introdurre, ecco, questa seconda parte alla frase che ha pronunciato prima il nostro Pietro Di Lorenzo, ovvero bisogna andare oltre confine per cogliere delle opportunità, visto che il mercato, diciamo, nostrano non ci dà, spunti particolarmente interessanti. E allora, Pietro, ecco, quali sono invece le opportunità che possiamo cogliere oltre confine? Guarda, io come metodo questa volta ho seguito questo, cioè vorrei mostrarvi tre prodotti che sono diversi nelle intenzioni e diversi anche nell'orizzonte temporale, perché un passaggio secondo me fondamentale per investire bene è capire con quale obiettivo lo si fa. E la cosa interessante, i certificati che possono essere prodotti adeguati sia per chi magari ha una logica di brevissimo, il primo prodotto è traguardato proprio a poche settimane, ma anche più di lungo termine. L'ultimo prodotto che mostrò invece è a una scadenza 2025. Quindi anche in termini di education, questo potrebbe essere il primo spunto. Ti do il primo ISIN che è DE000. Sì, un attimo solo, Vai. che dobbiamo attivare la ricerca. Nel frattempo, Pietro, che tu parli del tuo ISIN, o comunque che dai il tuo ISIN, ti volevo chiedere, ma tu la tua strategia al momento sei più sullo short term oppure sul medio-lungo, indipendentemente dai prodotti che andrai a parlare? Quindi Guarda, come proprio trader. in sintesi io gestisco, diciamo, vari portafogli per me stessi. Anche qui bisogna un po' sfatare il mito che il trader è solo focalizzato nel breve. Chiaramente buon senso vuole che tu hai diverse strategie con anche qui diversi orizzonti temporali. Diciamo, nel lungo termine non sto a cambiare i portafogli long term, non cambia la mia impostazione, quindi non mi faccio condizionare a queste vicende. Di breve rimane la strategia strutturata e non la cambio, in particolare su una serie di megatrend. Ma non sto qui a annoiarvi. Logica invece breve termine, sto facendo soprattutto operazioni intraday, nel senso che, come dicevo, non riesco a trovare quei swing che mi consentono anche di avere movimenti pietosi, quindi nello specifico mi sto limitando alle azioni che stanno pubblicando i risultati, quindi tipicamente, che ne so, l'altro giorno ieri BPM, l'altro giorno MPS, insomma chi pubblica i risultati e ha delle esplosive volatilità concentra il mio interesse. Invece sulla logica di medio termine sono un po' fermo. Sto cercando delle opportunità, ho delle posizioni anche qui un po' così mirate, ad esempio su TUI, che fra l'altro oggi soffre dopo la pubblicazione dei risultati in mattinata. Insomma, sul medio termine sono un po' fermo, sull'intraday vado molto svelto e sul multiday invece rimango legato alle mie idee, quindi sul lungo termine non cambio. Benissimo, Questo è benissimo, un po', grazie. insomma, Pietro, mi sento anche siamo. di. Sì, Sì, no, concludo concludi dicendo pure. che mi sento di caldeggiare quest'idea di diversificare. Cioè il Chiaro. trade dell'investitore deve essere un po' come un'azienda multiprodotto, no? Diversificare, se tu per esempio hai un solo prodotto, sei in balia del mercato, magari va benissimo un anno, ma l'anno dopo sei fuori moda e non va. So che Riccardo, insomma, è molto dentro al business anche del tessile, no? Se tu per esempio hai solo un prodotto, c'è cioè, il rischio che. Se hai una linea di prodotti, una gamma che ne so, di 10 prodotti, se uno magari ha un'annata storta, l'altro magari invece va bene, e quindi l'obiettivo non è massimizzare il rendimento nel breve, ma avere un equity line e quindi una struttura dei ricavi più robusta possibile. Chiaro. Detto ciò, scusate la digressione, torno al Sì, tema siamo pronti. DE000, Ok. assolutamente DE000, Sì. Hotel Bologna 9, York Savona 82. Ok, Ok, adesso lo questo è un guardiamo. top. Eccolo qui. Eccolo Ok, top bonus su qua. TUE, va? Sì, ce Ok, l'abbiamo. esatto, la storia è questa, si sfrutta la volatilità e poi si sfrutta anche se riesce a mostrare il grafico storico di questo prodotto. Questo è un prodotto che addirittura è arrivato a quotare sotto i 70 nel dicembre del 22. Perché? Perché pure perché chiaramente ha avuto una storia molto volatile sui mercati, ma la buona notizia è che insomma, sul finale, sulla scadenza del prodotto, quindi siamo a poche settimane, questo è un prodotto scaduto il 15.06, ha avuto questo colpo di cuore, no? Sembrava un prodotto difficile che potesse rimborsare, invece anche ieri complice l'interesse sul mondo insomma, di tutte queste imprese legate anche ai vaccini, Novavax ieri ad esempio ha guadagnato
quasi il 30%, eppure il 7%, insomma c'è un ritorno di interesse. Questo per dire che anche prodotti che sembrano destinati un po' a non dare risultati positivi sul finale, su temi così volatili, possono dare soddisfazione. Il tema qui qual è? Il breve termine, cioè utilizzare un prodotto di investimento con una logica di breve, perché la barriera è 11,13, 11 dollari e 13, quindi Sì. è distante il 30% dai livelli attuali. Considerando la scadenza 15,06, vuol dire che dobbiamo rimanere in posizione sostanzialmente poco più di un mese. Quindi un prodotto che scade fra un mese con una barriera del 30%, ma una barriera, udite udite, discreta, quindi al tocco non viene persa, è certamente, insomma, una cosa interessante. Uno potrebbe dire sì, ma un rendimento è del 3,5%. Certo, ma un rendimento del 3,5% analizzato vuol dire il 37 anno su anno, no? Quindi volevo mostrare con questo prodotto anche quanto le contingenze di breve e quindi la recrudescenza di acquisti scattata negli ultimi giorni su questi sul titolo del settore potrebbe far resuscitare dei prodotti e far nascere anche delle opportunità di brevissimo termine. Perfetto, io direi li vediamo tutti così poi facciamo un commento ecco, collettivo con Riccardo, andiamo a vedere anche l'altro, il secondo prodotto certificato, il bonus cap su Esattamente. Alfabet, giusto? Esattamente, Perfetto. DE000 Sì? Hotel Bologna Ci siamo già, 9. ci siamo già. Ok, qui l'idea qual è? Alphabet ha avuto un periodo piuttosto volatile. Il discorso è chiaramente legato all'IA, all'intelligenza artificiale, quanto potrebbe impattare il business di Alphabet, ovvero i più pessimisti ritengono che nessuno fra qualche anno utilizzerà più Google perché ci sarà il meccanismo alla chat GPT che sostanzialmente attiverà, no, queste dinamiche. Io penso due cose. La prima è che diciamo, Google ha una rendita di posizione talmente elevata che non rimarrà passivamente a farsi rubare quote di mercato e quindi sarà attiva sul mondo dell'intelligenza artificiale. Due, che le vecchie ricerche, la vecchia maniera non spariranno così rapidamente. In virtù di questo, ho scelto un prodotto che invece ha una scadenza leggermente più lunga, ma rimaniamo sempre su un Sì. termine breve, quindi 15,09 dopo l'estate. Se Google, se Alphabet rimane sopra i 78 dollari e 24, in questo caso parliamo di barriera continua, quindi al tocco eventualmente si perderebbe la protezione, ti offrirà un rendimento maggiore rispetto al precedente, chiaramente essendo più corto, 4,5% analizzato 13,21, e sostanzialmente con questo prodotto si ha l'idea che Alphabet da qui a qualche mese, anche qui parliamo di 5 mesi circa, non avrà un tracollo superiore al 28% e quindi, insomma, manterrà integra la sua posizione, non avrà particolari scossoni al ribasso. Perfetto, e abbiamo detto ecco questa tua strategia brevissimo termine, breve termine e poi invece medio, quindi vediamo anche l'ultimo Quella certificates. di lungo, sì. Le Sì. intenzioni qui cambiano totalmente. La strategia, l'ICD 000 Aspetta, un attimo, DE000, sì. Hotel Hotel Como, Como. 5 Firenze, Sì. 5 Savona 6. Ok. Adesso andiamo a recuperarlo, eccolo qui. Perfetto. Ok. Qui parliamo di un prodotto che esula un po' dalle cose che ci siamo detti prima, no? Volevo rimarcare molto rapidamente il tema delle minusvalenze, anche se è un tema non gradevole, evidentemente. Però qual è il discorso? Che chi ha uno sgretto fiscale pieno, evidentemente deve porsi il problema delle scadenze. Ricordo che è possibile compensare le minusvalenze nei 4 anni. Ergo, chi al 31-12 del 23 deve adoperarsi affinché queste minusvalenze non vadano perse, lo può fare utilizzando dei prodotti che offrono una maxi cedola. Nello specifico, questo prodotto qui di cui ho indicato l'ISIN, il 20 giugno offre l'opportunità di avere una cedola del 15% condizionata con una barriera del 60%. Adesso, ragionevolmente, i quattro sottostanti, pardon, sono tutti abbondantemente sopra la barriera, tranne Leonardo di pochissimo. Quindi, insomma, a meno che non succeda qualcosa di particolarmente eclatante,
questo prodotto da una cedola del 15% subito, insomma, fra un mesetto circa, e poi a seguire ne dà altre due, sempre condizionate dell'1,1% il 27,09 e poi proprio il giorno di Natale. Quindi perché ho segnato questo prodotto? Sì. Perché soprattutto per chi ha un intermediario che compensa immediatamente i premi che staccano i certificati, può essere secondo me una buona opportunità per avere un atteggiamento non remissivo, no? Non di quello di quale dico, vabbè, ho preso delle perdite, adesso pazienza, non riesco più a recuperare con delle plusvalenze, quindi le lascio scadere le mie minus. Atteggiamento che io non mi sento di consigliare, anzi viceversa, andrei su un atteggiamento più proattivo. In questo caso non è che chiaramente risolviamo il problema e recuperiamo tutte le minusvalenze, ma è come se ti dai un tempo extra, no? Vai ai tempi supplementari, dai altri 3/4 anni per avere modo di compensare queste minus che hai preso, e quindi i certificati possono piacere o non piacere, parliamoci francamente, c'è chi li caldeggia molto e chi invece un po' non li ama, però hanno effettivamente una ottima efficienza fiscale, e in virtù di questo i prodotti mazzicedola possono certamente ottimizzare la questione del proprio zainetto fiscale. Chiarissimo. Ecco, abbiamo visto la strategia appunto che ci ha indicato il nostro Pietro con tre tipologie di prodotti diversi, tre strategie diverse, perché lo abbiamo detto e ripetuto spesso, il portafoglio deve essere proprio caratterizzato da una variabilità per sapersi adattare, essere flessibile anche al mercato. Ecco, un tuo commento a questo punto, Riccardo. Sì, allora, sicuramente insomma sono tre scelte diverse. Le prime due in realtà sono simili in termini di struttura di prodotto, la terza in realtà è proprio una scelta e una struttura differente come struttura di certificato. Per quanto riguarda però sicuramente queste indicazioni mi sento di sposare sicuramente appunto quello che ha scelto Pietro come struttura, perché? Perché è andato anche a diversificare un attimo il grado di rischio tra i vari prodotti in base a quello che è il sottostante. Facendo, per esempio, se vogliamo soffermarci sul primo codice ISIN, che è quello che abbiamo mostrato su CureVac, è Sì. vero che quindi qual era la caratteristica principale? Caratteristica principale, insomma, l'obiettivo principale è la scadenza a brevissimo termine. Però comunque CureVac è un sottostante abbastanza volatile, tale per cui una struttura con una barriera che viene osservata esclusivamente a scadenza permette di limitare quella che è la rischiosità del prodotto stesso. Quindi, in questo caso, per ottenere fondamentalmente il premio, è necessario che CureVac, quindi che il sottostante, il giorno della valutazione finale, che in questo caso insomma è a giugno 2023, quindi 15 giugno Sì. 2023, non chiuda al di sotto di quello che è il valore barriera, che è posto a 6,29 e 20. Allora, diciamo che fondamentalmente, quindi è giusto anche scegliere strutture più o meno difensive in base alla volatilità dei sottostanti. Mentre su CureVac Pietro comunque ha fatto un ragionamento è andato a consultare una struttura fondamentalmente con una barriera che viene osservata esclusivamente al termine della vita del prodotto, su Alphabet in realtà la struttura è molto simile, quindi il secondo prodotto è Sì. molto simile, in quanto questo è un prodotto che paga un premio esclusivamente a scadenza, ma la barriera è una barriera continua intraday, cioè una barriera che può essere infranta in qualsiasi momento della giornata. Ovviamente la rischiosità e la volatilità dei due sottostanti è differente, quindi io credo che la scelta tra le due, tra appunto barriera continua e barriera discreta di Pietro, sia dipesa proprio da questo. E diciamo, questi fondamentalmente, Valentina, noi lo ripetiamo sempre, non sono consigli per gli acquisti, ma sono fondamentalmente delle indicazioni su come è possibile scegliere varie strutture con vari premi a rischio in base a quella che è,
quelli che sono intanto i propri obiettivi temporali, quindi la propria strategia di fondo, e poi soprattutto in base anche a quelle che sono le rischiosità dei sottostanti. Quindi per sottostanti magari meno volatili, meno rischiosi, è possibile scegliere una struttura un po' più conservativa, un po' più aggressiva, scusami, mentre con delle barriere che possono essere anche osservate in modo continuo intraday, mentre per dei sottostanti più volatili, più rischiosi, è meglio scegliere delle strutture che abbiano barriere che vengono osservate a scadenza, barriere profonde, in modo da limitare quelli che sono i danni. Chiaro, un principio un po' di compensazione. Esatto, ok. Esattamente, esattamente. E poi ovviamente il terzo prodotto di cui ha parlato Pietro è un prodotto in sé per sé con un obiettivo differente. L'obiettivo ovviamente in questo caso è l'incasso cedolare. La prima cedola è la prima cedola più corposa, come giustamente ha detto Pietro, ha indicato Pietro. Questi sono prodotti che vengono denominati in gergo diciamo in marketing maxi premio o maxi cedola, perché pagano fondamentalmente un coupon più alto all'inizio del periodo e poi dei coupon più piccolini durante durante la restante vita. È un prodotto come diciamo struttura in generale che viene prevalentemente osservato dalla clientela in fine anno, verso la fine dell'anno, quando si fa un po' più vivo il tema della compensazione delle minusvalenze. Ma secondo me, e questo è un po' un invito in linea generale, il tema del recupero minus, come il tema della pianificazione, non deve essere un tema che viene affrontato solo in un determinato periodo dell'anno, ma deve essere un tema ragionato con determinati obiettivi. Quindi il cliente che ha l'obiettivo di recupero minus deve fondamentalmente, insomma, ragionare su come poterlo fare in modo scalettato nel tempo, in modo da non dover accontentarsi all'ultimo minuto di scegliere dei prodotti che magari ormai quotano nettamente sopra la pari, fondamentalmente accontentarsi di quello che c'è sul mercato. Quindi secondo me farlo con largo anticipo è sicuramente la scelta migliore. Chiarissimo.